Vorrei prima di tutto darvi il benvenuto a questa nostra ennesima esposizione del lavoro di artisti gaetani, artisti e artiste di Gaeta, della scuola che è seguita da Valentina Valente qui presente. E vorrei ringraziarvi tutti, ringraziare la dottoressa Sabrina Mitrano, delegata alla cultura, che qui è gentilmente presente, e poi darò la parola a lei per qualche minuto. E poi vorrei ringraziare tutte le organizzazioni e le associazioni, compreso gli amici dell'associazione culturale Vento di Terra, i cantieri culturali, la Pinacoteca del Comune di Gaeta, la Tribù degli Artisti e i graffialisti che sono qui presenti. E grazie a tutti, e poi un grazie grande al Comune di Gaeta, che sempre sostiene le nostre iniziative. Le nostre iniziative sono piccole, ma sono dei gioielli. Voi potrete in seguito osservare il lavoro di questi uomini, di queste donne di Gaeta, e devo dire che ogni anno è sempre qualcosa di meraviglioso, di eccezionale dal mio punto di vista. Quindi adesso passo la parola alla dottoressa Mitrano, prego. Grazie, buonasera a tutti. No, di solito non amo molto parlare, cioè chi mi conosce lo sa, però ci tengo a dire un paio di cose. La prima è che sono davvero qui a rappresentare me stessa, nel senso che ci tenevo, ho visto l'invito, ma ci tenevo a venire perché chi si avventura in questa esperienza dell'arte, no? da niente, e costruisce un percorso, merita l'attenzione di chiunque, a maggior ragione di chi prova, come nel mio caso, nel suo piccolo, a dare un contributo nella cultura, ecco. Quindi io, insomma, sono felicissima di essere qui personalmente. E la seconda cosa è che, guardando i quadri, diciamo che ho notato che non sono prove, diciamo, di primo passo, cioè ci sono tentativi che poi Valentina, ambiziosi e ben riusciti, insomma, non sono frasi di circostanza, davvero sono rimasta molto colpita dai soggetti ricercati, insomma, dal tentativo, ripeto, molto ben riuscito di tutti. Quindi complimenti, faccio i complimenti a tutte le associazioni, anche ai cantieri culturali che conosco, ma sicuramente ci conosceremo benissimo anche con Vento di Terra. Io aspetto, insomma, qualunque proposta, iniziativa che come questa, in un luogo piccolo c'è veramente tanto di anima, di cuore, c'è molto raccoglimento, c'è molto, sì, però c'è veramente tanto, intenso, cioè è intenso. Quindi complimenti a tutti, alla maestra che grazie tutto a loro che a tutti quanti che si sono cimentati, che hanno dato il massimo è vero. Quindi vi invito a trovare altre iniziative, magari con un progetto scuola ad alunni, ancora di più insieme. Veramente c'era il programma La Pinacoteca da Tonino Lieto, sì, con gli allievi, cioè i ragazzi delle medie, ragazzi del liceo. Bene. Era in programma questo, però purtroppo non so per quale ragione è andato in programma. Spero che in seguito possa. Ci parliamo, grazie a tutti. Okay. Grazie. Grazie.